Funzione sensomotoria dell'organismo. 3 giorni di congresso scientifico a Mercogliano per parlare della postura e non solo. L'evento, che ha visto la partecipazione di alcuni tra i più illustri esperti del campo, è stato organizzato dall'Università Popolare di Avellino, dall'ISFOL e dal KS International Group. Il congresso si è aperto con la presentazione di uno studio sulla postura dei bambini realizzato nelle scuole della provincia di Avellino. Nelle parole della dottoressa Fusco, gli obiettivi del congresso. Convegno medico e le ultime frontiere della ricerca. Noi ogni anno ci incontriamo, sono 3 anni che ci incontriamo qui a Mercogliano e in effetti partecipano docenti da tutta Italia. E il confronto è sicuramente di tipo scientifico su argomenti inerenti alla medicina funzionale, che è la nuova frontiera della medicina, di riuscire a intercettare le problematiche non ancora organiche, quindi fare una prevenzione primaria sui pazienti. Per quanto riguarda la postura, voi avete condotto uno screening nelle scuole della provincia di Avellino e non solo. Che cosa è emerso? In effetti sono 2 anni che stiamo portando avanti questo discorso di uno screening gratuito che facciamo nelle scuole per poter raccogliere una serie di dati e valutare l'incidenza di problematiche, soprattutto dell'appoggio della pianta del piede, perché questi bambini che adesso camminano molto poco, si muovono sempre meno, stiamo vedendo che c'è un'incidenza di alterazioni dell'appoggio e anche della deambulazione abbastanza elevata, intorno al 40-45% della popolazione infantile e giovanile. E perché facciamo questa cosa? Per evidenziare che valutando e intercettando queste alterazioni in età giovanile possiamo evitare, per esempio, il mal di schiena dell'adulto.